Caro Padre Gregorio, responsabile della nostra infermeria provinciale, ringrazio te e i tuoi confratelli per aver pensato alla nostra realtà di consacrate, suore riparatrice del Sacro Cuore di Gesù, fondate dalla venerata Madre Isabella de Rossis, come simbolo dell'atteggiamento di tenerezza che la mamma riserva ai suoi bambini per il servizio di assistenza che svolgiamo ai frati resi fragili dall'età o dalla malattia. Con lo stesso criterio sono state scelte anche le 5 donne che più tardi reciteranno con noi le decine dell'Ave Maria del Rosario. Donne accomunate dal senso di maternità, non solo biologica, ma anche sociale e spirituale, come quella assunta dalla Beata Vergine Maria ai piedi della croce. Ci uniamo quindi con tutte le mamme qui presenti e con tutte quelle che partecipano alla nostra preghiera collegate attraverso Padre Pio TV o i social media, per chiedere alla Madonna di essere per tutti noi modello di amore oblativo ed eroico, come è insito nella nostra missione. Assieme a tutti i collaboratori dell'infermeria provinciale e le loro famiglie qui presenti, preghiamo per i nostri giovani e per quanti, nella condizione di dipendere dalle nostre primorose attenzioni, sono idealmente diventati come i nostri figli, guardando all'esempio di Gesù, obbediente e umile. Per questo, ora, a nome di tutte le mamme e di tutti i figli, rivolgo la comune preghiera alla Beata Vergine delle Grazie, come atto introduttivo alla recita del Santo Rosario. Subito dopo la supplica, due dipendenti dell'infermeria, Maria Ferrara e Antonietta Tortorelli, offriranno un omaggio floreale alla Madonna delle Grazie. Contemporaneamente, il guardiano del convento, Padre Carlo Labord, a nome di tutti i frati, deporrà un bouquet di fiori dinanzi alla fotografia di Mamma Peppa per onorare in lei e con lei le madri di tutti i frati già chiamati a godere l'eterna beatitudine. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Tu, che per l'annunzio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici, perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria. Cammina accanto ai nostri giovani, che riscoprono in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corre verso di noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto è il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In lui troviamo casa, con lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen.